Ragazzi, questo vuole essere più un tutorial per voi, perché se trovate questi oggetti che vi sto per elencare, forse è meglio che disinstalliate Minecraft. Adesso vi spiego un pochettino. Allora, per prima cosa, io sono nato in questo mondo, ho fatto un seed casuale e guardate, questo, diciamo, è già un segno che questo seed non va bene. Come potete vedere, questo è a forma, diciamo, di osso umano. E non va assolutamente bene. Sono spawnato esattamente in questo punto qui, in mezzo a comunque queste cose qua. Io vi consiglio comunque, se iniziate a spawnare in quel punto lì, vi consiglio di abbandonare proprio Minecraft perché è una cosa veramente brutta. Per adesso diciamo ragazzi, iniziamo con le cose più importanti e perché comunque questo è stato solamente un caso. Adesso iniziamo le cose più importanti, vi faccio vedere che se trovate queste cose in giro su Minecraft, forse è meglio che disinstalliate il gioco. Se voi proseguite e in un certo punto del vostro cammino, magari state passeggiando così tranquillamente, trovate delle redstone con sopra la redstone centrale un pezzo di lana, questo ragazzi sta a significare che nel vostro mondo sicuramente è stato comunque evocato un'entità per essere creata, diciamo, che può essere, la maggior parte è un SCP. Questo infatti implica che questo blocco può generare SCP-173 oppure 0, il 096 classico. La maggior parte delle volte però viene generato il 073. Quindi se trovate un, tra virgolette, totem, non so neanche come spiegarvelo, di quel genere lì, forse è meglio che cambiate proprio versione o che cambiate proprio gioco e lo disinstalliate subito. Un'altra cosa che mi è appena venuta in mente, anche se trovate queste arcate qui molto strane, vedete, se trovate queste arcate qui molto strane, che comunque passate sotto così, si dice che se un giocatore distrugga comunque questo pilastro qui, dopodiché inizia a fare questo percorso qui, inizia a passare sotto, la sfiga verrà in voi, quindi non è assolutamente bello fare queste cose. Adesso io comunque sono in un mondo che ho generato in creativa, quindi potrei anche farlo. Voi andate a spaccare tutte queste qua, lo tenete così, poi dopodiché ci passate sotto in questo modo e a voi ci sarà tutta la sfiga di questo mondo, tipo però intendo sempre su Minecraft, ragazzi, quindi state veramente tranquilli e sereni. Blocca, blocca tutto! Prima di continuare, ragazzi, con il video, volevo fare, diciamo, un pochettino di complimenti per l'andamento del canale. Sono veramente molto contento di voi. E un'altra cosa che volevo dirvi è, ragazzi, che vi ho detto comunque già all'inizio, è che l'iscrizione è molto importante per farmi capire quali contenuti volete vedere. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto cosa, vorreste vedere nel prossimo video, perché, ho in mente tanti video. Però voglio anche il vostro parere. Ditemi sotto anche qual è, diciamo, il trend in questo momento. Che se volete potrei anche portare una cosa del genere. Se siete d'accordo, io sono comunque disponibile. Ora vi lascio al continuo del video. Ragazzi, io comunque adesso ve lo faccio vedere. Però stesso discorso, se trovate questa cosa qui. Praticamente questo è un pezzo di sabbia che sta lentamente scendendo. E comunque noi non riusciamo nemmeno a distruggerlo, questo pezzo di sabbia. Questo dove sta andando? Sta andando, diciamo, in una pozza di lava, come potete vedere. Infatti, se noi ci entriamo qua dentro, forse è meglio venirne fuori, assolutamente. È, diciamo, una di quelle trappole assurde che comunque. Oh no, è stato pure rotto. Beh, comunque una delle trappole più assurde che comunque riesce a fare Minecraft. E niente di che, comunque, se trovate una roba del genere, diciamo che il vostro mondo è tra virgolette maledetto. Comunque, belle, queste sono le nuove. Ops, sono le nuove capre. Ok, se trovate comunque queste cose qui, il vostro mondo è tra virgolette un pochettino maledetto. Stesso discorso, se comunque in mezzo al niente trovate, diciamo, una foresta che ha preso fuoco del tutto, come potete vedere. E adesso sto, ragazzi. E per i più scettici, che comunque sono già i commenti che vengono fuori, che sto simulando. Io sto, ragazzi, simulando, vi sto mostrando che cosa può succedere. Non è successo realmente, le sto simulando. Perché diciamo che se voi andate
Cos'era sta roba? Ah, è un'ape. Se voi andate tranquillamente camminando così, a un certo punto trovate quel che è un incendio vero e proprio, ragazzi, molto probabilmente questo è stato simbolo comunque che comunque c'è qualcosa che non va. Molto probabilmente avete, diciamo, Herobrine nel vostro mondo. E un altro simbolo che comunque trovate Herobrine nel vostro mondo è proprio questo. Quando trovate gli alberi senza le foglie. Trovate gli alberi spogli in questo modo qui, ragazzi. Quando trovate gli alberi senza le foglie, senza assolutamente niente, che vi dico già subito che su Minecraft una roba così è impensabile. Ok, se trovate una serie di alberi fatti in questo modo qua, ma proprio veramente tanti alberi, vuol dire che c'è come sempre qualcosa che non va e che Herobrine è 99% nel vostro mondo. Quindi mi raccomando, disinstallate subito Minecraft se è in questo modo qui. Un'altra cosa che comunque è molto, diciamo, più improbabile, però se siete in questo seed qua, comunque questo seed qua lo conosciamo. Ok? Ok, particelle strane. Scusa? Ok ragazzi, se vedete questi villager veramente molto strani e pensierosi, disinstallate il gioco. Vabbè, no, comunque. Questo ragazzi, sappiamo che è un seed veramente molto pauroso. Anche, adesso vi spiego anche il perché. Io non l'ho mai portato nel canale. Però anche questo seed, diciamo il seed con la pietra muschiosa, che è verso di qua. In questo seed, infatti, vediamo questi qua. Questi blocchi qui. Questo seed qui, è il seed del Boogeyman. Quindi se magari capitate in questo seed qui, io vi consiglio di stare veramente molto attenti perché il Boogeyman è una creatura che non l'ho mai portata nel canale perché non ci ho mai messo peso a questa cosa. Però se volete ragazzi io potrei anche portarvela, ditemi cosa ne pensate sotto nei commenti e basta. Ragazzi, le cose sono finite, perché del resto se trovate altre cose vuol dire che il vostro Minecraft è abbastanza normale. Se avete trovato invece queste cose qui, il vostro Minecraft è un pochettino maledetto, però non diciamolo a nessuno. Grazie ragazzi per essere in questo video, mi raccomando condividi il video con i vostri amici per farlo sapere se magari anche i vostri amici hanno un Minecraft maledetto e non si sa mai. E grazie per essere in questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!